Come vedete, grossi nuvoloni, c'è stato un temporale che ha bagnato la pista nel corso della mattinata e della finale del Super Trophy Yamaha. Ora la pista la vedremo nel giro di riscaldamento che parte in questo momento con Sanremonti subito che ci dice marce, traiettoria e velocità. Sì, appunto, c'è la partenza che si arriva di sesta piena, qui si scalano quattro marce, si entra di seconda la chicane che sembra abbastanza asciutta per poi appoggiarsi subito alla terza e uscire su quel curvone a destra che poi mette anche un po' a sinistra, che è il rettilineo prima di andare ai cimini, una parte veloce, tecnica, molto impegnativa, si affronta a oltre 200 km/h. Eccoci che andiamo verso i cimini, vediamo che la pista è umida. Sì, ecco ancora la pozzanghera che c'era ieri e adesso guardiamo l'uscita dai cimini, che c'è ancora quel pozzangherone grosso che c'era ieri, che dava un po' fastidio l'accelerazione, specialmente i Ducati, che abbiamo visto un numero incredibile di Virginio Ferrari, ecco, infatti c'è ancora. Ci sono ancora delle pozze in traiettoria, vediamo inquadrato Furlan dietro la Kawasaki del team Kajiba, guidata da Bontempi, davanti è Fred Merkel con il numero 4, è Broccoli arrivato ieri in quarta posizione, con il numero 9 il pilota di casa Aldeo Presciutti e poi il gruppo compatto. Quindi all'ultimo momento Fabrizio Pirovano ha montato la gomma slick posteriore, guardiamo ora sulla linea di partenza se riusciamo a decifrare, dovrebbe essere o slick o intermedia, aveva la scelta per cercare di sorprendere Fred Merkel, con il quale ha duellato nella gara che si è conclusa ieri in volata, a vantaggio di Freddy Merkel davanti a Fabrizio Pirovano. Mastrelli, compagno di squadra nel team Rumi di Fred Merkel, in terza posizione, quarto Broccoli, quinto Furlan, un'altra pozza ci sembra all'uscita, sì, del... Sì, questa pozza sembra una macchia d'olio, abbiamo buttato sopra del gesso. Perché c'è stata una scivolata nel corso del Super Trophy Yamaha, ecco impegnato uno dei protagonisti, è campione italiano uscente, vice campione del mondo 1990 delle Superbike, Fabrizio Pirovano, quindi Bontempi, Kawasaki, Kawasaki ZXR anche per il numero 4 Broccoli, e vediamo il numero 45, la Ducati ufficiale per Virginio Ferrari. Intanto eccola inquadrata, la regia con Angelo Carosi sta cercando di inquadrare la gomma posteriore della Yamaha ufficiale OV01 preparata da Peppino Russo, ci sembra proprio una gomma slick per Fabrizio Pirovano, che tenta una carta molto rischiosa in questa finale che dovrà aggiudicare il titolo di campione italiano. Abbiamo avuto 8 gare selettive, 3 finali, siamo arrivati alla ultima manche, seconda e ultima manche della terza finale di questo combattuto spettacolare campionato italiano, che vede schierate al via alcuni dei team ufficiali del campionato mondiale, come la squadra del team Honda Rumi, appunto con Fred Merkel e Sanremonti qui con noi, la Yamaha ufficiale con Fabrizio Pirovano, la Ducati che schierava Davide Tardozzi, in questo caso una moto semi ufficiale per un ottimo Virginio Ferrari che parte in seconda fila. Fred Merkel ha girato con il nuovo record assoluto della pista, ha sopravanzato la classe Open 1.24.49, l'incredibile pole position di Fred Merkel che parte al palo. Siamo pronti per il via di questa attesissima seconda manche, 22 giri di grande spettacolo motociclistico con le maximoto derivate dalla serie, e c'è una toccata in partenza fra Fabrizio Pirovano e Furlan, una partenza un po' disordinata, ha slittato Pirovano e si è toccato con Furlan, una Kawasaki al comando, due Kawasaki, e la numero 9 potrebbe essere Aldeo Presciutti sulla pista di casa che ha preso il comando. Aldeo Presciutti davanti a Bontempi in seconda posizione, eccoli che arrivano, Aldeo Presciutti, Bontempi, Pirovano in terza posizione, Pirovano secondo in staccata, al quarto posto la Kawasaki del numero 4 Massimo Broccoli. Siamo ai cimini, torniamo verso l'est, un inizio molto spettacolare, vediamo la pozzanghera in traiettoria, S di ritorno in seconda, Presciutti, Pirovano, il numero 24 Kawasaki per Bontempi, numero 4 Broccoli, poi Fred Merkel, Mastrelli dietro, ecco che rivediamo, guardate che contatto durissimo tra Furlan e Pirovano. Furlan è fatto leggermente prima e Pirovano nel spostarsi ha toccato appunto la volta in avanti di Furlan. Primo giro, siamo al semaforo, allunga il pilota di casa, il pilota che abita a pochi chilometri dall'autodromo di Vallelunga, Aldeo Presciutti con la Kawasaki preparata dal team Iannicheri di Roma. Pirovano ha un'incertezza al tornantino e sembra avvantaggiarsi il numero 24 per Giorgio Bontempi in terza posizione, quarto Broccoli, quinto e sesto i due piloti del team Rumi Honda ufficiale, Fred Merkel e Mastrelli. Questo è il gruppo mentre andiamo al compimento del primo passaggio, siamo alla curva Roma, inquadrato in seconda posizione Pirovano, poi Bontempi, Merkel, Mastrelli, questo è il gruppo di testa con Virginio Ferrari in settima posizione, viene
applaudito al passaggio dai 10.000 dell'autodromo di Vallelunga. Il pilota di casa, il numero 9, Aldeo Presciutti di Romano secondo, terza posizione per Pier Giorgio Bontempi. E poi attenzione, Bagar per la quarta posizione tra la Kawasaki di Broccoli e Fred Merkel. Attenzione numero 4, Broccoli attaccato all'interno da Merkel che passa e guadagna una posizione, quindi Merkel si porta al quarto posto sopravanzando il numero 4 del team Velmotor di Firenze. Vediamo sbandata di Bontempi, molto rischiosa questa pozzanghera, sì, appunto, in traiettoria. È un po' più grossa che ieri, un po' più in fondo diciamo, quindi abbiamo grossi problemi con quella potenza che hanno questi motori. C'è un fuori pista senza conseguenze per Bruno Scatola, il pilota casertano che corre con una Honda RC30. Intanto anche Mastrelli va all'attacco.